Allora, se avete in animo di riposarvi, insomma, un weekend magari a casa, non seguite le indicazioni del nostro Ivo May che ci segnala gli appuntamenti in Italia appunto per questo fine settimana. Grazie Andrea e naturalmente buongiorno a tutti. Anche questo ultimo fine settimana di novembre è pieno di cose da fare o da vedere. Cominciamo col ricordare che oggi si celebra la giornata internazionale contro la violenza sulle donne istituita dall'ONU nel 1999. E allora vi ricordo che a Milano, alla Casa delle Arti Alda Merini, nascerà un nuovo Wall of Dolls, un muro di bambole che ricorda le tante donne uccise o violentate. Ma poi alle 18, in contemporanea in varie città, cioè Milano, Roma, Napoli, Venezia, e Genova, davanti ai vari muri delle bambole ci sarà un vero e proprio flash mob dal titolo Una carezza rosa e chi vorrà potrà colorarsi il viso con due strisce rosa in segno di lotta contro questa violenza. A proposito della capitale di Roma, questo weekend torna l'appuntamento ideale per gli smanettoni, cioè la Maker Fair. Allora, oggi e domani, innovatori e maker saranno protagonisti dell'hackathon alla ricerca di soluzioni originali e innovative per quello che riguarda la robotica, la smart energy e la smart city. Appuntamento al Tempio di Adriano in Piano Centro e al vincitore andrà un viaggio premio di 6 giorni a Los Angeles per vedere il CES 2018, che è la più grande fiera dell'elettronica di consumo del mondo. Saliamo fino a Padova adesso per parlare di cibo, infatti oggi e domani si tiene Stile e Sapori, il primo Food and Lifestyle Festival, così è definito, un enorme villaggio del gusto dedicato appunto alle cose buone da mangiare, 150 eventi tra laboratori, convegni e seminari, 400 espositori e naturalmente un mare di delicatessen. Se però preferite e siete orientati soprattutto ai dolci, allora la città che fa per voi questo fine settimana è Bologna, dove si svolge Sweet Bologna, un contest di pasticceria bolognese dalle 10 alle 20. Tante pasticcerie si sfideranno a colpi di torta di riso, rivisitando la ricetta tradizionale di questo dolciume e ideando dessert inediti. Al vincitore avrà in premio un corso di specializzazione in alta pasticceria del valore di 1.300 euro. Rimaniamo a Bologna questo fine settimana perché vi assicuro ne vale la pena, perché oltre al cibo c'è anche diciamo, la cultura visuale in particolare, perché si svolge Bill Bol Bull, il Festival del Fumetto, che è una vera e propria officina della cultura visuale. In particolare vi voglio segnalare la retrospettiva dell'indimenticato Iacovitti, intitolata Il Teatrino Perpetuo. Vi ricordo che il grande Iacovitti, scomparso nel 97, è il creatore di Cocco Bill, Pippo Pertica e Palla, Cip l'Arcipoliziotto, Zorri Kid e tanti altri, Salami, ve lo ricordate, le lumache. Appuntamento alla Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna. Adesso andiamo nelle Marche, dove nel paese di Serra dei Conti, in provincia di Ancona, si svolge oggi e domani la festa della cicerchia. Un'occasione per riscoprire questo antico legume, già apprezzato da greci e romani, e la bellezza di uno dei borghi più belli, meglio conservati delle intere Marche. E pensate che qui, a Serra dei Conti, giurano di saper cucinare la cicerchia in 100 modi diversi. Sarà vero? Andate a scoprirlo. Un appuntamento decisamente particolare è invece quello che si tiene a Roma questo fine settimana per il lancio del film horror Flatliners, Linea Mortale. Grazie infatti a una nota impresa di pompe funebri sarà possibile vivere, se proprio così possiamo dire, un'esperienza ai confini della morte. E se siete proprio curiosi di questa cosa, l'appuntamento è dalle 18 alle 23 a Luci Cinema di Roma Est. Ricordiamo anche che oggi è la 21ª giornata della colletta alimentare e banco alimentare. In tutta Italia 145.000 volontari di quasi 13.000 supermercati raccoglieranno cibari da donare alle 8.035 strutture caritative che aiutano più di 1,5 milioni di persone, e tra queste persone ci sono, ricordiamolo, più di 135.000 bambini fino ai 5 anni. È il momento del consueto ricordo, il 25 novembre del 1970 si uccideva il controverso scrittore giapponese Yukio Mishima facendo seppuku, cioè il suicidio rituale dei samurai. Mishima, il cui vero nome era Kimitake Hiraoka, pronunciò anche delle fatidiche parole che vi ricordo: ora testimonieremo l'esistenza di un valore superiore all'attaccamento alla vita. E con queste parole vi auguro buon weekend. A te Andrea.